La devianza giovanile, analisi multidisciplinare e multidimensionale, gli aspetti investigativi e criminologici, un incontro della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Federico II. Daniele Gess. La devianza giovanile non è solo crimine, per comprenderla spesso si deve partire dalla scuola. Proprio per analizzare questo fenomeno in tutti i suoi aspetti, la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Federico II di Napoli ha organizzato un incontro al quale hanno partecipato docenti, criminologi, magistrati, penalisti e psicologi, presenti anche rappresentanti delle forze dell'ordine. Sicuramente la mancanza di educazione, il non frequentare la scuola, è il primo passaggio per approcciare alla criminalità organizzata. È una battaglia sulla quale dobbiamo sempre stare attenti e questo periodo della pandemia non ci ha aiutato sicuramente. Quello che io vedo nella mia esperienza è che molto facilmente i ragazzi che poi si avvicinano al mondo anche della camorra e della criminalità organizzata, il primo passo che compiono è quello di allontanarsi da un percorso scolastico, perciò è fondamentale proseguire su questa strada. Sì, purtroppo questa è una realtà molto diffusa, soprattutto nella nostra provincia di Napoli. E appunto il concetto tra devianza e dispersione scolastica è un qualcosa che va contrastato. In che modo? Con la prevenzione nelle scuole.